Basta, non so più parlare. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio assolutamente fare questa tipologia di video dove vi parlerò di 5, sono 5 giuro, maschere che mi piacciono di più per il viso. Allora, sono praticamente le mie top 5 del mese, dell'anno, anzi 2017. Le ho amate alla follia, le sto continuando ad usare, certo ne le ho anche ricomprate e come tutti sappiamo, e se non lo sapete male 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 perché è una cosa fondamentale prendersi cura della pelle, se uno soprattutto si trucca tanto o anche comunque in generale è una coccola che certe volte ci si può permettere. Quindi niente, volevo consigliarvi 5 maschere per quelle un po' più pigre che non vogliono stare lì a mettersi, aspettare, togliere, sciacquare. Come me. Ci sono tantissime maschere di tessuto. Queste in particolare sono della Tony Moly. E io le ho comprate tutte. Vi svelerò un trucchetto. Non compratele da Sephora che costano 3,50 euro o 4,50 euro, non mi ricordo. Io le ho pagate, sono una ventina di maschere, le ho pagate in totale 11 euro su Amazon e sono originali. Allora, c'è questa qui che è all'aloe vera, c'è questa qui che è al tea tree, che è una spezia, un olio. Questo è al limone, questa è al riso, tutte queste le ho comprate già 3 volte, tutto il pacco. Questo è al broccolo, questo è alle alghe, questa è all'avocado, questa è al latte. Questo è al pomodoro, ce n'era una al vino che ho già usato e questa è al melograno. Poi ce ne sono tante altre, ovviamente ne faranno anche tante altre, però vi assicuro, questa è solo un utilizzo, però si tiene su 15-20 minuti, si toglie, si massaggia, perché io so parlare. Massaggia il rimanente sul viso e va ad idratare tantissimo la pelle, io le ho già provate tutte 3 volte, perché appunto ho acquistato questo pack da 20 maschere praticamente. E già 3 volte e le ho già utilizzate tutte. Le mie preferite sono all'avocado, al tea tree alle alghe. Sono veramente, sono quelle che trovo un effetto molto rigenerativo sul mio tipo di pelle. Io ve lo consiglio veramente tanto se volete una coccola perché questo, cioè, a me piacciono veramente tanto. Queste rientrano in una categoria perché non sono 5 prodotti, lo so, però sono in generale le maschere di Tony Moly. Questa è la marca qui, Tony Moly. Tutte queste. L'unica maschera molto costosa che vi consiglio, questa è la mini size, ma come vedrete sta già finendo, ahimè, perché la amo con tutta me stessa. Questa mi fa soffrire veramente, questa maschera è di Glam Glow ed è la maschera esfoliante. Questa è la mini size da 20 euro, la grande costa 50 euro, ma la comprerò perché mi fa nuova la pelle, io sono convinta che usarla 3 volte a settimana questa mi fa sparire tutti i puntini sottopelle che ho perché già solo in un'applicazione vedo che sono molto diminuiti. Quindi secondo me questa veramente io ve la straconsiglio se volete, se avete problemi soprattutto di brufoli sottopelle o puntini sottopelle, imperfezioni sottopelle, questa è la vostra migliore alleata. Io l'ho presa in mini size, che comunque ci ho già fatto 5 applicazioni, ce n'era per altre 2 o 3, ce n'è già ancora, ma io la amo veramente tanto e prenderò, spendere 50 euro per una maschera, io non lo farei mai, ma la prenderò perché è la salvezza della vita. Segnatevela anche solo di provare questo campioncino qui perché la vita, ve lo giuro. Altra maschera che sto adorando anche nel 2018 è questa qui di Mario Badescu. È la drying cream, io ve la consiglio assolutamente perché è successo un casino. E allora, è molto forte, sa di... Guardate. Non era la maschera, giuro. Giuro che non era la maschera, ma giuro che era chiusa. Visto che ce n'è un po', posso farvi anche lo swatch. Non si vede perché è color pelle praticamente. Quando si asciuga diventa bianca, bianca grigiastra tipo.
Sto recuperando la maschera, giuro. Io quella lì ve la consiglio molto perché comunque è una maschera che va a tenere sotto controllo l'acne e quello che deve anche venire, nel senso che se non avete problemi di acne, proprio boom, io sono fortunata sotto questo punto di vista, non ho problemi d'acne, perché l'ho detto, quindi. Veramente vi tiene sotto controllo anche e vi previene qualche brufoletto in giro, qualche imperfezione della pelle ed è veramente anche questa una coccola. Questa costa sui 20 euro, cioè è ancora abbastanza. Facciamo il paragone. Allora, questa qui di Glam Glow sono 15 grammi, non me la sono inventata, già scritto, sono 15 grammi. Questa qua di Mario Badescu invece sono 14 grammi. Cioè, fanno le finte, capito? Cioè, ti mettono questa più piccola con più prodotto dentro, questa più grande, così dici, ce n'è un grammo di meno. Quindi, quasi quasi, conviene comprare questa, che con 20 euro, 19,90, questa qua costa 22, mi sembra. Questa l'ho comprata sul sito Beauty Bay, perché non ci sono ancora da Sephora o cose del genere. Questa invece l'ho comprata da Sephora e niente, le amo. Straeconomica tipo a 5 euro, trovate questa qui. Che è la maschera di Garnier Skin Active. Ok. La maschera di Garnier Skin Active Pure Active 3 in 1. Come si può usare in tre modi diversi: come detergente, come scrub e come maschera. Io la amo soprattutto come scrub e come maschera. Ma ancora di più come maschera perché ha una consistenza molto, molto, vedete, cremosa, molto corposa, anzi. E come detergente trovo che dovete avere la pelle assolutamente bagnata perché sennò vi si intoppa, vi si ferma, si secca. Come scrub uguale. Come maschera invece per me è il top perché ha proprio un effetto di menta perché ha l'eucalipto dentro. Ha eucalipto, zinco e acido salicilico. È per pelle miste con imperfezioni, appunto. E va con questo olio di eucalipto all'interno, vi va anche a sgonfiare eventuali imperfezioni sulla pelle. E vi rigenera veramente la pelle. Questo qua, se volete provarlo, costa veramente massimo 6 euro. Dipende da dove andate a comprarlo, come lo vendono nei vostri negozi. Ma va dai 5 ai 6 euro, non di più, perché è economica comunque la Garnier. E io ve la assolutamente ve la consiglio. Ultima maschera che vado a consigliarvi, poi smetto di rompervi, è questa qua della L'Oreal. Questa qui. Nella sua confezioncina, così la vedete proprio bene bene bene. Questo è il formato rosso, argilla rossa. Maschera sfogliante, argilla pura. Ce l'ho con le maschere sfoglianti io perché ovviamente avendo imperfezioni sulla pelle devo andare a grattarle via. Come vedete è il secondo che ricompro, ci tengo a precisarlo e l'ho già molto usata. E la amo veramente. Ha un effetto straconfortevole sul viso. E aiuta tanto per il sebo in eccesso, leviga molto la pelle, però non la secca, ve la idrata. Questa qui viene sui 10 euro e ci sono un botto di. Ci sono 50 ml. Noi prima stavamo parlando di 15 grammi. Perché viene detto ml? Non lo so. Quindi, comunque, c'è un botto di prodotto. Ci fate anche 30 applicazioni, se non di più. È la seconda volta che la ricompro e io ve la consiglio assolutamente. Questa qui viene fatta in diversi formati, che qua non ci sono scritti, però sì ci sono. Allora, questa qui è quella rossa che è azione sfogliante e pelle liscia. Poi c'è la maschera purificante che purifica e opacizza, che deve essere quella blu, mi sembra blu. La maschera detox detossina e illumina ed è quella nera. E la maschera sfogliante leviga, restringe i pori, deve essere questa qui. E questa rossa. Poi ne hanno fatte delle altre. Ce n'è una gialla che è per illuminare il viso, senza imperfezioni però. E basta, c'è quella azzurra che appunto vi ho detto che deve essere quella purificante, che purifica e opacizza, e che è anche per anti-age, mi sembra. Insomma. Bene ragazzi, questo era il mio video, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un pollicino in su qua sotto e se non vi siete ancora iscritti al canale lasciate un'iscrizione che mi farebbe molto piacere se vi è piaciuto questo video. Se avete richieste particolari di video non esitate a scrivere un commento e magari fatemi sapere, consigliatemi anche voi delle maschere che a voi sono piaciute tantissimo. E io non mi piaccio oggi. Non mi piaccio, vabbè.
Io dopo questo video molto utile, spero, vi lascio. Guarda, non so parlare. Lascio. Perché vi lascio? Ma non vi lascio. Niente, vi mando, su, era difficile. Vi mando un bacio enorme e al prossimo video. Ciao!